Ciao, bentornati allo sfavillante vlog della domenica di Annalisa Superstar. Devo dire che l'esperimento che ho fatto qualche settimana fa di girare un intero vlog con il cellulare, tutto sommato non è andato malaccio, ma soprattutto perché poi mi sono messa a cercare, perché ti spiego, una volta quando io facevo i video col cellulare mille anni fa, c'era un programma di default per editare i video e adesso praticamente l'hanno tolto. Ma sono messa a cercare tipo programmi di video editing, cose del genere, e devo dire che tutto sommato, cioè non ne ho uno in particolare da suggerire, sinceramente, perché uno vale l'altro. Ai miei occhi sono tutti identici. Allora, chiudi, no, installa, cavolo, ho sbagliato, chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto, editiamo video. Dai, sono le 18:30, sono tornata in questo istante, devo dire che il trucco per adesso regge. Sono contenta, che sono questi i problemi della mia vita. Se il trucco regge o meno. No, ma lo sai perché? Allora, ammetto che il Fix Plus. Ma devo guardare? Io mi sembro miracolata, aspetta. Devo capire. Ah, è questo, ok. Ammetto che il Fix Plus fa la differenza. Ammetto questo. Questo però non è prodotti noi, ma il Fix Plus, aspetta. Ho toccato cosa? Aspetta. Ammetto che il Fix Plus è un ottimo prodotto. Detto questo, metto a scaricare la pendrive e mi vado a cambiare, che sto morendo di caldo. Sembro lucida e sudata, non sono né lucida né sudata. Ma non ho neanche le labbra di questo colore che vedo nell'anteprima del video. Ma va bene, dai. Allora, oggi è venerdì, o ieri sera sono tornata a Palermo, perché sono stata a Milano. Credo di aver fatto una piccolissima registrazione di un pezzo di volo. Ma guarda, non ne sono neanche tanto sicura perché io in aereo dormo. Comunque sono tornata ieri sera. Allora, ma il caldo di Milano? Io me lo ricordavo che a Milano ci fosse caldo e che non è vero che a Milano c'è freddo. Io sento sempre caldo a Milano. Ma il caldo, no, sai che c'è l'umidità. Adesso io però ti faccio vedere, il punto non era questo. Praticamente adesso ti faccio vedere una cosa. Perché praticamente io posso buttare un paio di scarpe, vero? E allora, la verità, sono costate tipo 7 euro. Cioè, il problema non è quello. Però, sai, un po' mi dispiace, ti spiego. Aspetta, te lo faccio vedere. Intanto, allora, ho preso, l'ho fatta vedere in un video haul, queste scarpe qui. Queste di Zara le ho messe oggi. Sì, cane, sì, ciao, ciao amiche. Ho preso queste qua, me le immaginavo, devo fare cambiare sovratacco, ma lo immaginavo perché anche delle altre scarpe, anzi quando ero grassa, mamma mia, il sovratacco si chiamano, se mi andava immediatamente quanti ne cambiavo. Perché io sempre tacchi ho portato, tacchi a spillo, a me piacciono i tacchi a spillo, pazza. Comunque adesso questi qua domani li porto a cambiare. Devo trovare soltanto un calzolaio. Diciamo che ho soltanto questo piccolo problema di trovare il calzolaio. Aspetta che ti faccio vedere. Madame de Cerotte, aspetta che così si vede meglio, Madame de Cerotte vi fa una review su questi cerotti. Cara amica e caro amico, se vuoi dei cerotti fotonici, compra questi. Costano tipo più del doppio dei normali cerotti, nel senso che tipo una confezione da 15 pezzi costa 2,30 euro, una cosa del genere. Più di 2 euro è sicuro, ma sono meravigliosi. Allora, te li metti, te li devi staccare. Io, allora, praticamente quando tu li metti si vede una cosina azzurra, tu cioè, ti appiccichi il cerotto e poi devi levare questa patina azzurra e il cerotto è trasparente, almeno questi qua sono trasparenti. Tempo fa io ho quelli dell'IKEA che ho comprato tipo 10 euro di cerotti e quindi ho comprato 800 euro, 800 no, 10 euro di cerotti no, però ho comprato tipo confezioni di cerotti, perché io sono sempre Madame de Cerotte, ricorda. I cerotti che avevo in borsa l'altro giorno quando ero a Milano mi sono finiti perché mi sono tutte le pieghette perché il caldo era una cosa spaventosa. A un certo punto, prima di tornare in camera, mi sono fermata al Carrefour a prendere due bottigliazze d'acqua perché proprio il caldo che ho sentito, proprio sentivo arsura. E
E ho detto, vabbè, aspetta che vado al supermercato, li compro al supermercato invece di prenderli in farmacia. E ho preso questi qua. Non ricordavo più che marca fossero quelli lì con la cosina azzurra da staccare. Ho comprato i cerotti e sono questi. Sono fantastici questi cerotti. L'ho spiegato malissimo, è vero? Vabbè, comunque. Avevo sti cerotti che non sapevo dove li avevo comprati perché avevo quelli IKEA e quelli IKEA non erano. Perché quelli IKEA, sì, mischini, fanno il loro lavoro, però non è. Questi qua sono fantastici! Cioè, io non ci posso credere, sto facendo una review dei cerotti, ma questi cerotti sono fantastici. Io li ho trovati al Carrefour, se ti interessa, in via Vincenzo Monti a Milano. Li ho trovati in via Vincenzo Monti a Milano al Carrefour, dove prendi una vaschetta di ananas e lamponi 3 euro, che non è male come prezzo, però tutto il resto è vergognosamente caro. Però i cerotti, vive cerotti. Cane? Glielo diciamo alle ragazze che ogni volta che vedi la valigia abbiamo. Mia, mi guardo, ho detto la parola sbagliata. No, non sto partendo. Non sto partendo. Cane, non sto partendo. Ogni volta che vede la valigia il cane ha un muso lungo, 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 lungo. Tranne quando poi vede che io prendo le sue cose e sa che viene pure lei con me, che certe volte me la porto. Poi quello che è mia è buona, non si sente mai. È buona. E poi ovunque andiamo le danno sempre cose. Che io dico è a dieta, queste cose non le può mangiare perché cagnoline, cagnolini queste cose non le devono mangiare. E vabbè signora, lei si giri un secondo dall'altra parte. E vabbè, a forza di girarmi però combiniamo pasticci, giusto cane? È giusto? Guarda, ti racconto questa veloce veloce. Io veramente me la porto ovunque, Lois. Per lei è abituata a viaggiare, abituata alla macchina. Oddio, la macchina non le piace tantissimo. C'è molto capriccio, perché le piace stare davanti. È pericoloso. Comunque, è abituata a fare tutto perché io sin da cucciola andiamo, io e te, andiamo. Io me la sono portata sempre dappertutto. Che c'è, gioia mia? Riposati che adesso dobbiamo andare al supermercato. Senti il rumore da coda, non so se si sente. Comunque, le piace il supermercato. Non giuro, le piace da morire il supermercato. Comunque, niente. Io l'ho abituata veramente sin da cucciola ad andare ovunque. Me la sono sempre portata ovunque, non mi sono mai risparmiata. Certo, dove posso portarla? Ci sono posti dove non è giusto portarla, ma io per prima. Comunque. E una volta in hotel io ho segnalato, ho chiesto, posso portare, certo signore, i cani sono ben accetti, bla bla bla. Le hanno fatto trovare in questo hotel il suo lettino, un tappetino troppo carino, il tappetino troppo bellino, con le ciotole, una per l'acqua e una per la pappa, e poi le hanno fatto trovare una stuoietta, che me lo hanno detto, nel terrazzino, perché c'era questo terrazzino molto bellino che dava sul mare, e gli hanno fatto la stroietta. Mi ha detto, signora, l'abbiamo messo pure la stroietta nel terrazzino, così se vuole stare al fresco, perché poi. Ah, grazie. Lei la mattina andavamo a fare colazione, la mattina l'avresti dovuta vedere, che era convinta, perché lei quando è contenta non scodinzola, sculinzola, muove tutto il culetto, oh, bellina, dovresti vedere, troppo bellina. La mattina scendevamo a fare colazione. E lei tu, con questo sculinzolio lì. Ciao Lois, ciao Lois, ce la conoscevano tutti. Ciao Lois, e lei si andava a prendere, lei dà i baci, no? E andava a dare il bacetto oppure il colpetto di muso a tutti quanti e salutava tutti quanti. Ebbene, le portavano, non sto scherzando, ma guarda, tipo il cane è ricco, io dico sempre il mio cane è ricco, io sono povera, il mio cane è ricco. Le portavano un piattino con del prosciutto appena tagliato e una ciotola di acqua fresca. Hai capito? E mi dicevano, signora, ma la frutta la mangia? Perché se vuole le sbucciamo un po' di frutta. No, la frutta non la mangia. Però in quell'occasione ha cominciato a mangiare i lamponi, perché le hanno fatto, i ragazzi dell'hotel le hanno fatto assaggiare i lamponi e lei mangiava i lamponi. E i ragazzi la mattina le davano i lamponi a colazione. Il cane è ricco, hai capito? E da là ci piacciono da morire le more e i lamponi. Lei, che è molto socievole, Lois, voglio dire, è una cagnolina molto buona di carattere. Io sono stata fortunata perché l'ho trovata di carattere molto buono.
Però è molto socievole, a me fa piacere quando lei sta con gli altri. Mi viene a chiedere il permesso di mangiare le cose. Perché io una volta soltanto andare a cuccia l'ho rimproverata, che io credo che ancora se lo ricordi, perché io non voglio che lei, chiunque l'avvicini e dia qualcosa a mangiare, mangi. Perché la madre degli imbecilli è sempre incinta. E di storie di cretini che fanno delle porcherie se ne sentono troppi. Quindi io non voglio. Quella volta io l'ho rimproverata. Quando qualcuno le vuole dare qualcosa, lei viene indietro, mi viene a chiedere permesso, valla a mangiare e lei va a mangiare. E guarda, l'avresti dovuta vedere com'era. In quell'occasione in particolare, anche in altri posti, perché ovunque andiamo, Lois pesca sempre, ma proprio pesca sempre. Ah, signore cagnolino, aspetti che le dai una fettina di prosciutto. Io non voglio che mangia prosciutto, io non glielo voglio dare, io non glielo do il prosciutto. Va bene, sì, grazie. Al ristorante. Ah, oh, il cagnolino, aspetti che le porto qualcosa. E le portano pezzi di pollo. Ma io me lo fa pagare, ha messo pollo. Ovunque andiamo, Lois è privilegiata. Ma anche perché lei, senta a me, è ruffiana. È molto ruffiana, è una grande teatrante. Lei sicuramente in un'altra vita era un grande premio Nobel o una grandissima attrice, perché basta, lei ti dà il colpo di occhio così. Una cerbiata. Andiamo al supermercato? Ehi, andiamo al supermercato? Cane, andiamo al supermercato, dai! Dai, poltrona! Dai, andiamo? Amore mio, sei bella. Fai vedere alle ragazze quando fai gli occhioni a cerbiatta. Fai vedere gli occhioni a cerbiatta. Mamma, che sei bella, che sei bella. Gli occhioni da cerbiatta, ma anche sua sorella, sua sorella Priscilla, pure lei è specializzata in sguardo, voglio tu, sto per ottenere tutto quello che voglio. Bella. Ridi? Sorriso, please. Houston, abbiamo un problema. Stamattina ho una voglia pazzesca di cornetto. Brioche, come si chiama? Nel resto del mondo qui si chiama cornetto. Mamma, me lo mangerei, ma proprio. Ma non ce l'ho. Ma lo fa dal bar. ma ora ci penso. Vediamo se vado al bar un attimo il cornetto. Mamma, mi sono svegliata con sto giorno. Io non so se a te capita, ci sono giorni del mese un po' così in cui mi vengono voglie tipo di cose, ma di cose anche che potenzialmente manco mi piacciono, cioè che non mangerei, tipo l'iris con la ricotta, mi piaciucchia, non mi fa impazzire perché la ricotta è dolcissima, non mi attira tantissimo, ma ci sono volte che mi mangerei un'iris fritta con la ricotta. Vabbè, ma. Che fa? Vado a prendere il cornetto al bar. Tu non ti devi alzare stamattina? Eh? Ancora a letto? Sonnuccio? Dai, mi cambi e usciamo. Allora facciamo una cosa, visto che è ancora sonno, mi faccio una doccia, così stai un altro po' a letto. Così hai un quarto d'ora, dai, mi faccio una doccia. Ancora è a letto lo sonnecchione. Sai che quando arriva il freddo, lei e Priscilla, la mattina, no, ma che tenerezza che fanno, la mattina hanno difficoltà a alzarsi. Sono belle lì, poi io quando mi sveglio, loro hanno la copertina d'inverno, no? Rimbocco a loro le coperte, si riaddormentano proprio come i sassi. Bello. Ho fatto mezza stiratina, nel senso. Quattro cretinate che mi servono per la settimana, ma perché un po' mi scoccia di me, però un pochino, mi sono stirata proprio le cosette indispensabili per la settimana e posso anche tranquillamente spegnere il ferro da stiro. E sono tornata a casa tipo mezz'ora fa e ho detto prima di struccarmi e farmi la doccia, stiro queste due cosette così mi levo proprio il pensiero. E ho fatto bene, a dire il vero, perché poi, lo sai, io non so te, ma certe volte io tipo mi faccio la doccia e mi coadiuva il sonno, cioè nel senso che poi mi andrei a coricare. Ah, guarda, ma proprio tre camisette, due paio di pantaloni. Ecco, guarda, io lo sai cosa faccio. Prendo lo stendino, stiro, così non mi si accumula un sacco di roba. E con questo, alla fine di una domenica abbastanza impegnativa, perché
È stata per me un po' impegnativa, tutta la giornata. Finalmente sono a casa, finalmente ho stirato, adesso mi monto il vlog, poi mi strucco, mi faccio la doccia e mi spappolo sul divano. Che in palermitano è mi spappolo nel divano. Ci tengo a dirlo. Va bene, io ti auguro una buona settimana, ci vediamo la settimana prossima con un paio di video interessanti, secondo me, potrebbero interessare. Ma veramente anche tutti e tre, perché tutti e tre sono interessanti, ma due in particolare, tutti interessanti. Sono stanca. Voglio struccarmi. Ti capita mai che a fine giornata hai voglia di solo di struccarti? Ti capita mai? A me è capitato tutta l'estate, l'ho passata così, con una voglia irrefrenabile di struccarmi tutta l'estate. E ultimamente questo caldo, ragazzi, a me dispiace dirlo, ma proprio mi mette alla prova. Mi mette molto alla prova fisicamente. Tra l'altro sto vedendo, sono pure bella pallida oggi. Mi riposerò, prima o poi mi riposerò. Ciao da me e da il cane, lo vedi? Il gatto è sul lettone perché ho cambiato le lenzuola e quindi con le lenzuola pulite tutto sicuramente più bello. Ciao, buon fine settimana.